Giovanni e Reggio Emilia. Sei stanco, visto che penso ti stiano martoriando in questo periodo? No, non sono stanco, mi considero un privilegiato, perché quando un film suscita così tanto interesse, li facciamo apposta i film, no? Io ero destinato ad andare a lavorare in fabbrica, perché sono un perito tecnico. Io sapevo riparare i televisori. E mi ricordo che parlai con mio padre e gli dissi: senti papà, io un paio d'anni di... vorrei provare a fare l'università. Mi sono scritto a lettere e lì ho cominciato a interessarmi di cinema. Quindi ho cominciato a vedere dei film, non avevo mai avrei pensato che si potesse parlare per ore di un film. Per me quando andavo al cinema un film era bello, mi faceva schifo. L'autorità è un organo di giovani, è un organo di ragazzi. Ma il fatto che qualcuno chiude tutte le entrate e le uscite di quest'aula, entra qua dentro centinaia di persone e ci massacrano di botte fino a ridurre in fin di vita la metà di noi, questa cosa è una roba che noi non abbiamo messo in conto. Non ho cominciato a fare cinema perché ero un patito di cinema e proprio per questo non ho mai sviluppato una particolare affezione per un genere cinematografico o per un autore. A me piacciono i film quando sono belli, tutto qua. E da questo punto di vista io non ho nemmeno dei riferimenti precisi. Ho capito fin da subito che io cercavo nei film delle cose diverse da quelle che cercavano alcuni miei amici, no, con cui studiavo. Di questo evento di massa gigantesco che ha coinvolto persone di tutto il mondo, persone che parlano ciascuno la propria lingua. Ah, per me tra film documentari e film di finzione non c'è nessunissima differenza. Cioè, tu approccio allo stesso identico modo? Sì, l'approccio che utilizzo è lo stesso, diciamo, si può schematizzare così, mostrare, non dimostrare. Cioè, io credo in un cinema che ti pone delle domande, che ti fa fare delle riflessioni, non un cinema nel quale tu trovi delle grandi risposte ai grandi quesiti. Io amo moltissimo i film quando mi sorprendono e quando il modo in cui sono fatti aderisce perfettamente al racconto, al contenuto. Li amo un po' meno quando sento una forzatura, quando sento che il regista mi vuole per forza portare in una certa direzione, piega il racconto malamente per dimostrarmi qualcosa, usa i movimenti di macchina per stupirmi anziché per raccontare, eccetera, eccetera. Sono queste le cose che non amo. Ogni volta che faccio un film mi pongo semplicemente, unicamente il problema di qual è il modo più efficace per raccontare questa storia. Questa cosa qui era perfetta per la rete. Il mio primo documentario è nato da una telefonata ricevuta da una dipendente della regione Abruzzo. L'orizzonte degli eventi è lo spunto viene proprio da lì. Io avevo fatto un documentario sui patiti delle automobili, sesso, marmitte e videogame. L'idea del film, Velocità Massima, nasce da quel lavoro lì, perché ho conosciuto un ragazzo che era un meccanico e una sera mi porta alle corse clandestine
ho delle attitudini che facendo i film vengono fuori. Ci sono in questo momento, dopo moltissimi anni, dei registi che hanno una forte personalità, non c'è dubbio, nel cinema italiano. Il film racconta i fatti della Diaz e quelli di Bolzaneto. Tutte le responsabilità di cui parli tu sono perfettamente rappresentate nel film. Le sentenze che attendiamo tutti adesso tra giugno e luglio, io non do per scontato che arrivino a condannare i poliziotti. Nel momento in cui queste sentenze dovessero assolvere Morto e Company, il film noi avremmo potuto prenderlo e buttarlo nel cestino. Io li ho definiti sdanovisti. Questo vale anche per, non solo per i politici che hanno fatto questo tipo di discorso, ma anche per alcuni critici che vogliono i nomi, no? Sono sdanovisti, cioè loro vogliono da un film la soluzione di un problema politico. A loro non interessa nulla del film, di come è fatto, di che cosa racconta, della ricerca che c'è dietro, non gli interessa assolutamente nulla. A queste persone interessa che il film dimostri una tesi. Purtroppo Diaz è un film che non ha una tesi. Mostro semplicemente delle cose che per me sono inaccettabili, cioè delle violenze talmente efferate da essere fuori dalla civiltà. Ed è in questo paese, nella sua complessità, che ha rimosso i fatti di Genova. È per questo che per me era importante fare il film. Io penso, diciamo, che faccio un mestiere provvisorio. Io faccio il regista solo se faccio dei film. E quindi ogni volta che faccio un film mi gioco tutto. Non credo mai di avere una seconda possibilità, una seconda opportunità. Per cui non mi faccio il problema se il film può essere comodo o scomodo, mi pongo il problema di come fare meglio possibile quel film lì. Leggendo gli atti ho capito che se avessi raccontato quella storia sicuramente non avrebbe fatto piacere a tutta una serie di poteri, però a questi poteri non fa piacere nulla, quindi tanto valeva fare il film. Una cosa che mi stavo chiedendo, tu comunque ormai fai questo mestiere da un po' di tempo, sono quanto, 15 anni? Una decina d'anni, sì. 10 anni, diciamo 15. 15 con i documentari. Non ti secca il fatto che ora si parli di te solo per questo film? Vabbè, ma quello è normale. Te ne può passare di meno? È normale, cioè Rino Gaetano se lo ricordano tutti per Un cielo sempre più blu, o per Gianna. È normale, poi ha fatto altre 100 canzoni. Prossimo film? Non lo so. Sto finendo un documentario ambientato a Bari, intitolato La nave dolce, che è la storia della nave Vlora, la nave che fu praticamente, queste 20.000 persone entrarono nel porto di Valona, sequestrarono questo cargo, saltarono sulla nave e costrinsero il comandante a dirigersi verso l'Italia. Da quando ho cominciato a lavorare sul film non mi sono mai fermato, è dal novembre 2008 che sto sul pezzo, non ho mai fatto nemmeno una vacanza, per cui forse è arrivato il momento.